Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Quello di oggi è il video sulla recensione che vi avevo promesso sulla trilogia di Nevernight di J. Christoph. Lo so che come sempre le recensioni sono i video meno guardati, ma io vi conquisterò anche a suon di recensioni. La serie di The Nevernight, come ben saprete, è formata da Nevernight, Mai Dimenticare, Nevernight, I Grandi Giochi e infine Nevernight, Alba Oscura. Questo qui. Queste sono le edizioni italiane Oscar Volt e si vede anche dalla mole. Dunque, io normalmente se fosse un wrap-up o qualsiasi altra cosa non starei a ridirvi la trama, ma facciamo le cose come si deve perché questa è una recensione. Di che cosa parla Nevernight brevemente perché lo so che lo sapete. Nevernight per protagonista Mia Corvere, siamo in un contesto, un universo narrativo, un world building pesantemente ispirato all'impero romano, quindi i nomi, le cariche, l'organizzazione politica è molto simile. Mia è la figlia di un tribuno, se non sbaglio, comunque fa parte di una famiglia nobile. Il padre però si è macchiato di alto tradimento perché ha cercato di spodestare l'imperatore e di mettere sul trono un'altra persona. È stato giustiziato per questo. A seguito di questo avvenimento, la famiglia di Mia è caduta in disgrazia e quindi lei ha rischiato di morire e si è salvata solo per il rotto della cuffia. La madre è finita in prigione e il fratellino non si sa che fine abbia fatto, molto probabilmente, il fratellino neonato, molto probabilmente è stato ucciso anche lui. E Mia ha votato la sua vita a vendicare la famiglia, uccidendo colui che è il responsabile di tutto questo, cioè Julius o Giulio, se non mi ricordo, Sceva. Per far questo, Mia si è fatta addestrare da questa persona, questo personaggio che si chiama Mercurio, e ha deciso di entrare nella Chiesa della Notte, che è una sorta di setta, diciamo, di assassini, che è dove addestrano assassini e dove si adora la dea della notte, la dea della morte. La trilogia racconta del viaggio di Mia per raggiungere il suo obiettivo e vendicare finalmente la sua famiglia con tutte le disgrazie che succedono nel frattempo. Come ci orientiamo per questa recensione? Parto da un paio di note del carattere generale che valgono per tutta la serie e poi vi dico i miei pensieri spoiler free sui singoli libri. Io ogni volta mi organizzo in modo diverso, ma dipende da come sono ispirata, da che cosa devo dire sulla serie. Allora, non vi stupirà sapere che le questioni di carattere generale di cui voglio parlare siano lo stile di scrittura e la questione delle note a piedi pagina. Per quanto riguarda lo stile di scrittura, J. Christoph ha uno stile molto fiorito, molto imbellettato, uno stile di scrittura pieno di similitudini, metafore, parallelismi, chi ne ha più ne metta. J. Christoph ha quello stile di scrittura per cui non ti può dire le cose in 3-4 righe, no, ce ne deve mettere almeno 15 perché deve girarci intorno, no? Quindi ha uno stile di scrittura abbastanza fiorito, insomma, abbastanza molto fiorito. Peraltro la cosa l'ha imbaldanzito perché ha visto che con il primo libro è andata bene e quindi tende poi a caricare molto su questa cosa. Infatti, secondo me, dal primo al terzo libro questa cosa è un po' sfuggita di mano. Peraltro, la cosa è che spesso, secondo me, adesso avrete capito che questo stile di scrittura a me non ha fatto impazzire io, ma non è solo J. Christoph, perché non è colpa sua. Io di mio non amo gli stili di scrittura particolarmente fioriti, perché va bene essere poetici, però deve esserci un limite, soprattutto visto che questi sono libri abbastanza violenti, quindi essere poetici, essere fioriti, quando mi devi parlare di gente che si ammazza dalla mattina alla sera, io vabbè, vedo fino a un certo punto l'attinenza. Avrei preferito uno stile di scrittura un po' più asciutto. Peraltro, vi dicevo, molte volte queste similitudini sono molto campate per aria, cioè non vogliono dire niente. Cioè, se tu mi devi dire che una persona è bella come il cadavere di una persona che si è appena suicidata e lo dice, perdonami, ma primo non vuol dire niente, secondo hai un senso dell'orrendo piuttosto discutibile perché vai a dire a qualcuno che ha veramente una persona, un caro, un amico, un parente che si è suicidato e vediamo se ti dice che questa persona è bella. E questa in particolare era anche di cattivo gusto, secondo me, però insomma, io ho detto quella che mi era rimasta in mente. Quindi
sono ovviamente questioni soggettive, so che a molti questo sia iscritto e è piaciuto, a me non ha fatto impazzire. Per quanto riguarda la questione delle note a piedi pagina, questi tre libri sono pieni di note a piedi pagina che J. Christophe usa sia per a volte spezzare un po' la tensione, perché spesso in queste note a piedi pagina ci sono battutine e cose del genere, ma lo usa anche per inserire un po' di elementi del world building, anche secondo me di questo ha un po' abusato, perché praticamente in queste note a piedi pagina ha messo almeno metà del world building, se non di più, perché in queste note a piedi pagina ci sono fior fior di descrizioni di sistemi gerarchici, sistemi religiosi, racconti mitologici, spezzoni di storia, il sistema monetario. Adesso non so anche qua se sarete d'accordo o meno, io l'ho presa un po' come pigrizia narrativa, nel senso che queste sono tutte cose che dovevano essere nel libro, non fuori. Allora, innanzitutto, secondo me, a volte queste notazioni di pagina vengono messe a sproposito, nel senso che proprio interrompono la narrazione e ti fanno estraniare momentaneamente. E secondo, cioè, queste sono cose che vanno messe nel libro, non fuori, non facciamo i furbi, cioè se non sai come metterle non le metti. Adesso io non voglio dire che J. Christophe non sappia scrivere, magari è stato fatto apposta. Io come lettrice l'ho vissuta un po' come pigrizia. Passando invece ai libri uno per uno. Allora, partiamo dall'inizio del viaggio di Mia, e cioè con Nevernight, mai dimenticare. Qui ci sono le premesse di cui ho parlato prima, l'inizio del suo viaggio, lei che entra nella chiesa della notte e l'addestramento. Allora, devo dire che si era fatto molto parlare di quanto fossero violenti questi libri, e sì, sono libri violenti, ma devo dire che ne esistono di più violenti. Allora, molti facevano dei trigger warning quando parlavano di questi libri, mi raccomando, sono libri estremamente espliciti, sono violentissimi. Allora, le scene esplicite, fisicamente esplicite, sono di rapporti consensuali e, per la verità, cose che io ho trovato abbastanza normali, nel senso che io ho letto altre scene esplicite, non era nulla di stratosferico, nulla che non si fosse mai visto, quindi da quel punto di vista secondo me non avete di che preoccuparvi se avete già letto altre scene esplicite. Le scene di violenza, cioè violenza proprio, gente che si ammazza, corpi mutilati eccetera eccetera, ci sono, ma onestamente mi aspettavo di più, e anche forse da questo punto di vista gli altri libri sono più pesanti. Comunque questo è un libro che mi è piaciuto, io ho dato 3,5 stelline, in realtà ho dato 3,5 stelline a tutti, ve lo dico subito, per me sono più o meno sullo stesso piano. In realtà su questo non ho moltissimo da dire, se non che normalmente io sono un po' questo atteggiamento un po' strano, per cui non voglio che una persona sia brava così dal niente, quindi ci deve essere un addestramento in mezzo, ma normalmente non apprezzo molto che l'addestramento sia lunghissimo, perché poi mi annoio. Devo dire che in questo caso c'erano altre cose che stavano succedendo, quindi io non mi sono annoiata durante questo addestramento, quindi insomma non ho niente da dire. Il secondo libro è Nevernight, i grandi giochi, da molti considerato il migliore della serie. Allora, questo libro, allora, ovviamente da qui in poi non vi posso dire che cosa succede, perché se no vi faccio spoiler. Allora, questo è considerato da molti il migliore della serie, e secondo me questo succede perché non è farina del suo sacco, cioè non se l'è inventato J. Christophe. Non so se sia perché avevo appena terminato il rewatch, ma questo libro mi ha ricordato tantissimo Spartacus, soprattutto la prima stagione, non solo per l'ambientazione romana, ma per anche una serie di dinamiche che ci sono all'interno. Secondo me J. Christophe ha usato come riferimento la serie, non, ovviamente sono cose che non posso dimostrare, non so se vi ha detto nulla in proposito, ma secondo me è stato un riferimento importante per questo libro. Ho proprio visto tanto di questa serie in diversi personaggi e in diverse dinamiche, la ribellione, personaggio che organizza la ribellione,
come si dice, l'addestratore, il modo in cui si comporta, la sua storia precedente, la rivalità con un'altra scuola di gladiatori, perché qui si parla tanto di gladiatori, il campione che ha la relazione con la padrona e la cui realtà poi viene messa in discussione, eccetera, eccetera. Tutte cose che ritrovo qua dentro. Devo dire che un buon punto di forza è il finale, che mi ha veramente sorpreso e che mi ha lasciato molto molto col fiato in sospeso fino alla lettura del secondo. Il finale di questo libro a me è piaciuto effettivamente molto. Fino a quel momento devo dire che sì, succedono tante cose, ma mi aspettavo onestamente un pochino di più. E passiamo adesso al terzo e ultimo volume, cioè Alba Oscura, che rappresenta poi la conclusione del viaggio di Mia. Allora, ho un'opinione un po' ambivalente su questo libro. Allora, partiamo dal fatto che la prima metà del libro somiglia molto a quei... adesso, scusate, questo è il più pesante, quindi lo metto giù. Partiamo dal fatto che la prima parte somiglia molto a quei libri di mezzo dove non succede molto, ci sono un sacco di viaggi che servono ad occupare pagine, ma effettivamente non succede molto. Poi cambia tutto nella seconda parte, dove succedono un sacco di cose. Ecco, c'è una rivelazione nella prima parte, ok, bella, interessante. Peraltro in questo libro c'era già negli altri, ma qui si sente di più il tema dell'eletta, della prescelta, che normalmente mi fa arricciare un po' il naso. Qui ci succedevano talmente tante cose ed è fatta in modo tale che non mi ha dato fastidio, quindi devo dire che questo è da riconoscere a Cristoforo. Un cliché che normalmente a me non fa impazzire, ma che non mi ha dato fastidio, secondo me è stato fatto anche abbastanza bene. La seconda parte è molto ritmata, cioè succedono tante cose, ma anche dal punto di vista dei contenuti, delle rivelazioni, eccetera, eccetera, succedono tante cose, quindi mi è piaciuto decisamente di più rispetto al primo. Però, c'è un grosso però, per me questo libro da molti punti di vista ha rappresentato una caduta di stile grossa, perché J. Christophe ha passato 3 libri a mandarti determinati messaggi, che lui non è uno che ha problemi ad ammazzare i personaggi, che non è uno che ha problemi a mettere scene scioccanti, a mettere la violenza, eccetera, eccetera. E fino a qui è stato così, fino alla fine più o meno è stato così, anche se devo dire che su certe morti avvenute nel terzo libro io non ho sentito quello che avrei dovuto sentire. Esempio, capitolo 35, cioè come se fosse morto qualsiasi altro personaggio, anzi, credo di aver sentito molto di più la morte di altri personaggi, di cui però non posso dire niente, perché se no vi faccio spoiler. Comunque, se avete letto Alba Oscura, capitolo 35, cioè la grossa morte che avrebbe dovuto sconvolgerci e che a me non ha sconvolto, anzi ero anche abbastanza contenta, devo dire, non dovevo esserlo in teoria, ma lo sono stata. Dicevamo comunque che ci ha mandato determinati messaggi e poi tutto questo cade verso la fine. Cioè personaggi morti che tornano in vita. Ma soprattutto Christophe ci ha detto dal primo libro, ce l'ha detto per 3 libri, come doveva finire la storia della protagonista. Tutta questa bella preparazione per che cosa? Un sacco di fanservice per darci alla fine il lieto fine, sostanzialmente. Che sì, in un'altra serie magari sì, ma considerando che hai basato questa serie su determinate premesse, questa non era una di quelle serie che avrebbe dovuto avere proprio il lieto fine. Peraltro il lieto fine che poi viene lasciato abbastanza vago, perché tante cose, come sono state risolte, che fine hanno fatto determinati personaggi, tutto molto vago. Poi c'è quella scena finale che
non è un'espressione mia, me l'ha detta una persona mentre ne parlavamo su Instagram, ma la quoto perché ci sta benissimo. Quella scena a metà tra Gesù che risorge e la sirenetta col vestito di stelle, che veramente... E ovviamente poi c'è tutta la questione di cui vi parlavo prima della storia d'amore che doveva rimanere secondo me sul piano fisico e doveva finire lì dove era cominciato, cioè nel secondo libro, che poi mi viene venduta come la grande storia d'amore. E ancora una volta capirò che io perdono questo personaggio per quello che ha fatto, ma soprattutto come fa mia, e quindi mi porta al fatto che c'è un personaggio che è stato trattato malissimo in questo libro e si meritava molto, ma molto di più. Quindi vedete, questo è il terzo, è quello su cui ho delle opinioni un po' più contrastanti, nel senso che da una parte mi è piaciuto perché succedono tutta una serie di cose, ci sono tanti colpi di scena, è molto ritmato, alla fine non ti annoi, però tanto fanservice alla fine, la storia d'amore che non condivido assolutamente, ritengo di aver sentito dolore dove non dovevo. Insomma, è comunque a livello degli altri, per me sono sempre 3,5 stelle. Però insomma, secondo me, anche il fatto di avermi dato emozioni contrastanti può essere una cosa positiva. Quindi, riassumendo com'è andata quella serie di Neverland, è una serie che ha tanti punti forti, secondo me è una serie inclusiva dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista degli orientamenti sessuali, è una serie... che può far molto da ponte, secondo me, tra chi arriva da dei fantasy più semplici e sta passando magari verso l'adult fantasy. Questa, secondo me, è al limite tra lo young adult e l'adult fantasy. È una serie che ha una base di world building molto solida, il world building è fatto molto bene, poi come si è arrivato ai lettori per la questione delle note a piedi pagina è un'altra storia, ma secondo me è un mondo solido che si poggia su delle basi preesistenti perché si basa sull'impero romano, ma secondo me J. Kristoff ha saputo innestare degli elementi suoi molto interessanti. Anche il viaggio del protagonista è molto bello, però ecco, vi dico, è una serie che mi è piaciuta fino a un certo punto, non sarà mai una delle mie serie preferite, è una serie che nel complesso comunque sia, la consiglierei. L'unica cosa è che vedo gente che muore per questa serie, che la definisce una delle sue serie preferite, che ammazzerebbe per questa serie, si prende tutte le edizioni possibili, immaginabili, ecco, per me non è quella serie, nel senso che se voi mi diceste ma la serie di Nevernight o non so la serie dell'Attraversa Specchi, ma a mani basse per me è la serie dell'Attraversa Specchi, che secondo me questa è una cosa che farà inorridire tantissime persone, ma secondo me è una serie valida, ma ci sono anche delle serie più valide. E con questo direi che abbiamo finito, penso di aver detto tutta, questa era la mia recensione della trilogia di Nevernight. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato, se ci sono dei punti che magari non ho spiegato bene perché sono andata molto a braccio, delle cose su cui magari non siete d'accordo, e ditemi che team siete dal punto di vista della relazione, perché questa è una cosa che divide molto i fan e su cui io ho avuto un'opinione molto molto netta, come avete visto, quindi da che parte siete. E comunque per qualsiasi cosa, opinioni, scambi di opinioni, cosa ne avete pensato, qualsiasi cosa, mi trovate sotto nei commenti. Detto questo vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!